Bene, abbiamo le idee chiare come Lega su cosa ottenere in questa manovra di bilancio per le famiglie e i cittadini. L'aumento delle pensioni di invalidità, andando a tagliare i furbetti del reddito di cittadinanza, e l'aumento della flat tax, della tassa ridotta per partite IVA, autonomi e piccoli imprenditori fino a 100.000 euro di fatturato. Giorgetti ha detto che non è d'accordo. Va bene, se ci sono domande serie rispondo, altrimenti vi ringrazio e vado a lavorare. Il resto del governo che dice però rispetto a queste vostre proposte? Queste saranno battaglie parlamentari, quindi il governo Draghi è nato per combattere la pandemia e lo sta facendo, e per tagliare le tasse. E quindi tagliare le tasse, e noi vogliamo partire dagli ultimi, gli invalidi che hanno pensioni troppo spesso sotto la soglia di sopravvivenza. Oggi per le donne vittime di violenza è una bella giornata, perché finalmente è stato liberato il fondo che prevede fino a 400 euro al mese per un anno per le donne che denunciano violenze, e quindi vogliamo partire dagli ultimi, dai dimenticati, con un taglio di tasse che non deve andare solo ai pochi ricchi, ma soprattutto ai tanti che sono in difficoltà. Quindi questo confluirà negli emendamenti alla manovra? Assolutamente sì, io penso che gli sprechi legati al reddito di cittadinanza incassato da furbetti, evasori o immigrati irregolari possano essere meglio usati per aumentare le pensioni di invalidità e aumentare il taglio delle tasse per, ad esempio, le partite IVA e i precari che più di altri hanno sofferto durante il Covid.